Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere i nuovi rossetti Rouge Dior. Il problema però è che anche di questi non trovo lo scontrino e tanto per cambiare. Comunque, allora, Dior adesso mi sta piacendo un casino, perché? Perché ha fatto uscire veramente. A parte, diciamo, qualche cosa della collezione Skyline che proprio non mi è piaciuta, però, diciamo, ha fatto uscire delle cose un po' diverse dal solito. E a questi rossetti devo dire che mi piacciono i colori. Allora, iniziamo con questi sono i nuovi Rouge Dior. Io ho preso lo 047 il Miss. Allora, sono 3,5 grammi di prodotto e sono dall'apertura, non riesco a vedere dall'apertura. Ecco, no, non riesco a vedere la scadenza dall'apertura. Comunque è un rossetto che vuole garantire 16 ore di comfort e quindi dovrebbe garantire anche 16 ore di tenuta, almeno dovrebbe, ma questo poi lo guarderemo. Questo è lo 047 Miss. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. C'è tutta questa sfilza qua di ingredienti. Oh mamma, più ingredienti ci sono, più io mi preoccupo. Confezione molto elegante. Questo rilievo è sempre a specchio, quindi potete usarlo tranquillamente per truccarvi. Qua è scritto anche il nome e il numero del rossetto. E questo qua, vabbè, questo qua magari potrete dire sì, è un rossetto normale come tanti, però mi è piaciuto molto il colore. Eccolo qua. Poi ho preso quelli matte, ne ho presi due matte, ho preso il 207 Mountain Matte diciamo questi due e altri matte rispetto a quello che avevo fatto vedere il Miss di prima, hanno la caratteristica di essere matte, perché veramente Dior ha fatto uscire una sfilza di rossetti matte, molti colori e anche molti strani, tra cui questo grigio, che è appunto il 207 Rouge Mountain Matte. Poi sempre matte ho preso il 789 Superstitious Matte. Sì, ho letto bene. Che è questo viola. Quanto mi piace questo colore. Adesso voglio provare a mischiarlo col grigio. Allora, proviamo a mischiare lo 047 Miss col grigio.
e vediamo quello che viene fuori. Questo è quello che viene fuori mischiando 0,47 miss e il grigio. Questo è il risultato mischiando i due matte, cioè il 789 Superstition Matte e il 208 Mountain Matte. Invece Superstition Matte più Miss, abbiamo questo colore qua, una via di mezzo. E ne sono usciti tanti veramente di questi colori. Poi, se avete visto il sito Beauty Idea, da lunedì trovate nuovi colori di questa linea Rouge Dior, che sono in vendita solamente in Rinascente. Quindi se volete avere, diciamo, dei colori diversi dal normale, andate lì, perché sono in edizione limitata, quindi di sicuro non li trovate più. Ma non li potevano mettere in edizione limitata già disponibili diciamo da sabato, così perlomeno andavo sabato a prendere il sabato prima, e di sicuro non li troverò perché io lunedì non riesco ad andare. E vabbè, questo è tutto, un saluto, ci vediamo ai prossimi video, ciao.